Dorothy, il leone e lo spaventapasseri, personaggi della storia del Mago di Oz, protagonisti del progetto di riciclo creativo a cui hanno partecipato gli alunni dell'Istituto Comprensivo dello Spirito Santo di Cosenza. Riciclandi a scuola di creatività è un'iniziativa promossa dall'associazione Artes Mundi e finanziata dall'8 per 1000 della Chiesa Valdese, con il patrocinio del Comune di Cosenza, rappresentato questa mattina dalle consigliere neoelette Alessandra De Rose e Loredana Pastore. In questo progetto c'è anche il Comune di Cosenza come partner. Chiaramente io sono un po' di anni che collaboro con l'amministrazione Occhiuto e quest'anno si migliorerà tutto quello che è già stato fatto e quindi attraverso questo laboratorio si possono educare con i laboratori di riciclo i bambini ad una giusta raccolta differenziata, quindi a far capire l'importanza che c'è nella raccolta differenziata e nel differenziare i rifiuti per poi riciclarli e riutilizzarli in altro modo. Riciclandia è stato un percorso in cui i bambini attraverso il gioco hanno imparato l'importanza della raccolta differenziata, ponendo al centro dell'attenzione il rispetto dell'ambiente. Con diversi materiali di scarto hanno costruito i personaggi del racconto, facendo proprio il motto: trasformiamo un rifiuto in un oggetto prezioso. I bambini ovviamente hanno accolto bene il progetto anche perché era un'attività manuale, dunque loro si sono divertiti molto e poi sono stati comunque sensibilizzati all'importanza del riciclo. E comunque ne abbiamo parlato anche gli anni precedenti, abbiamo letto tante cose, abbiamo cercato di trasferire nei ragazzi proprio la curiosità e la voglia di fare queste cose, perché non è solo ovviamente parlare in me così, ma accendere questa curiosità e capire soprattutto l'importanza del riciclare e del non buttare le cose. Anche a mensa facciamo molto in questo senso.